Eccoci qua, bellissimo, zona Garibaldi, bellissimo. Con un espositore d'eccezione. L'eccezione è una parola grossa. Allora, qui ci sono un po' di quadretti vari, questi sono quelli che al momento preferisco, perché sono attratto dal colore caldo, una luce non descrivibile. E poi l'effetto un po' sfumato degli alberi vari mi attrae, questo senso onirico mi piace. E poi a mano ci si sposta su robe un po' più classiche, come i paesaggi marini, volti di donne di diverso tipo. Io amo loro, per cui ne faccio uso abbondante, anche se qui non si vede molto. E poi ci sono i quadretti invece delle mie amate papere, galline, struzzi. Anche sono shakespeariane, mi pare. Ma sì, essere o non essere. Sì, perché mi piace vedere le papere in atteggiamenti o funzioni normali da esseri umani. Forse sono più umani di noi per certi versi. E questa qui è quella che adesso trovo più divertente, e sono queste due classiche pitture. Faccio finta che siano in museo e in attesa dei visitatori, per passare il tempo e non annoiarsi troppo, giocano a carte. Sì, i giocatori di carte, anche i grandi artisti hanno fatto i giocatori di carte, per cui uno dice, vabbè, giustissimo. Adesso la prossima volta farò l'ubriaco, quello classico, non mi ricordo di chi era l'autore, quello che si trovava dappertutto, magari faccio un'oca che al tavolo dell'osteria con sul bicchiere di vino. No, mi diverto e mi sperimento. Tanto. Ecco, però dopo le bellissime ci abbiamo anche un... Sì, un po' di universo, un po' di spazio, un po' di galassia. Perché l'importante per me è, uno, divertirmi, due, sperimentare, cimentarmi. E poi la cosa fondamentale con le papere è quella di riuscire a strappare un sorriso, perché se ci prendiamo sul serio è finito. L'arte per me è finita, e allora l'unica cosa che ci rimane è cercare di sorridere alla vita e strappare un sorriso, e i bambini infatti rispondono tantissimo. Quindi l'arte per i bambini è finita, l'arte per i grandi, perché non riescono ad apprezzarla. No, perché i grandi siamo tutti ormai stretti in questa morsa, vediamo buio, scuro, allora voglio dare un po' di sorriso, di allegria, di sole, di colori caldi, di sogno. Ottimo. Perché se non abbiamo il sogno abbiamo chiuso con tutto. Quindi il messaggio è, cominciamo a sognare e non smettiamo più. Complimenti e alla prossima. Grazie.